Grande Pierpa, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Benvenuto in cara Aurora. Come va? Va bene, dai, un po' stanco però. Sì? Bene, bene. Come stanco? Sei giovane. Giovane, a un certo punto. Raccontaci, chi sei, da dove vieni, dove hai giocato, un po' tutto su Pierpaolo. Sono Pierpaolo Marini. Perfetto, qua ho ci 23 siamo. 23 anni. Grande. Vengo da Roseto degli Abruzzi. Ok. L'8 ottobre ne faccio 24. Quindi ci avviciniamo a una certa età. Più o meno la pensione. Sì, più o meno siamo lì. Niente, ho giocato quasi sempre a Roseto. Poi la prima parentesi fuori casa è stata l'anno scorso a Treviglio. Ok. Una 2 Ovest. E poi quest'anno eccoci qui, a Iesi. Parlami un po' di tuoi hobby anche fuori dal parquet. Non ho alcun hobby in particolare. Mi piace uscire con gli amici, mi piace stare a casa da solo, guardare la TV, un po' di relax. Qualcosa in particolare, tipo film, serie TV, sport? Sì, mi piacciono film d'azione, film in particolare. Quello che mi ha colpito in particolare è Giustizia Privata, avevo visto 4-5 anni. Ok, ok. E ascolti musica? Sì, ascolto tutti i generi di musica praticamente. Cioè non ce n'è uno in particolare? Non ce n'è uno in particolare, che... dagli anni 70, 80, 90 fino alla musica attuale. Allora, l'anno scorso dicevi hai giocato a Treviglio. Sì. Finita la stagione, come è passato le vacanze? Per fino al 16 che noi abbiamo iniziato, sì, la preparazione. Sono stato a casa perché io abito sul mare, e poi ho fatto 3 giorni a Gallipoli. Così? Così. Lo sfizio per dire, proprio le ho fatte le ferie. Tocca del fu. Mi sono fatto solo 5 ore di andata, 5 ore andata e 5 ore di ritorno. In 3 giorni. Sì. Eri mai stato qua a Iesi? Prima di... Sì, quest'anno ci avevo giocato contro, sia quando giocavo, ho detto la parentesi di Teramo, giovanili, ci ho giocato con Teramo contro le giovanili, e poi ci ho giocato contro Seto. Ok, quindi non l'avevi, cioè sei arrivato a Iesi, entrato nello spogliatoio, giocato, sì, messo sì, due bombe, preso, sì, ripartito. 2-3. Però non hai mai visitato, no, diciamo, no, Iesi? No, non ho mai visitato Iesi. E hai avuto modo in questi giorni? No, guarda, con poco tempo che abbiamo. E qua ti volevo. Qua ci rimane, ho visitato solo qualche negozio di alimentari che mi serve per mangiare. Per cibarmi, per tipo. Ok. Hai comprato qualcosa in particolare a livello culinario? O hai provato qualcosa in particolare marchigiano, visto che vieni dall'Abruzzo? Tu che mi consigli? Io? Ma ce ne sono tante di cose buone qua, soprattutto anche a livello di vino. Ah, di vino? Non ci credo che non hai assaggiato il verdicchio. No, non l'ho assaggiato, lo assaggerò. Adesso che me l'hai detto. Sì, non dirlo che sennò il coach ci sente, dice sotto preparazione, secondo me. Così. Allora, numero 13. Sì. Come mai? Non c'è un motivo in particolare, però ho sempre avuto quello sin dalle giovanili e ho sempre avuto quello. Cioè non c'è un motivo per il quale te lo porti dietro? No, no, in particolare no, però ho sempre avuto quello, quindi voglio avere sempre quello. Come sta andando queste prime settimane per pari preparazione? Il gruppo sembra abbastanza affiatato. Certo, stiamo lavorando parecchio, come giusto che sia, per formare il gruppo, nel vero senso della parola, c'è bisogno ancora di amalgama, che ce lo metterà durante gli allenamenti. Per il coach? Anche con vice coach, assistente, con Pitroli, con Simone? Tutte persone tranquillissime, disponibili, super. Che obiettivo ti dai? Qua, a livello personale, cioè ci rivediamo qua 30 giugno e mi dici... Speriamo, non mi cacciano prima. No, scherzo.
Ma a livello personale voglio, cioè cercherò di dare il massimo per la squadra, okay. Cioè, cercherò di fare quel che c'è da fare per la squadra, e voglio provare a conquistare i playoff. Quindi una bella ambizione da buttata là. Con un obiettivo si va. Come ho chiesto a tutti gli altri, ti chiedo un invito da fare ai nostri tifosi che ci guardano e ci ascoltano, no? Per farli venire tutti al Palace. Ragazzi, guardo lì. Anche, se no guardiamo dietro, però è un po' pericoloso in macchina. Ragazzi, che dire, non sono uno di tante parole, però se verrete al palazzetto quest'anno sono sicuro che vi divertirete e ci divertiremo insieme. Allora, ringraziamo Pierpa per la disponibilità e noi ci vediamo alla prossima puntata di Cara Aurora. Ciao ragazzi. Ciao.